Ciao ragazzi! Avevo voglia di portare questo argomento già da un bel po' di tempo. A volte molti di noi parlano di fantasmi, spettri e demoni. E io mi sono sempre chiesto, ma il fantasma, il demone e lo spettro, sono tre cose differenti o sono la stessa cosa? Facendo alcune ricerche su internet, ho trovato delle cose molto interessanti. Per quanto riguarda il fantasma, questo essere viene chiamato anche spettro o larva ed è un'entità delle leggende del folklore. Di solito ci si riferisce al fantasma come una presenza incorporea, spesso caratterizzata da alcuni elementi macabri o sinistri. La parola incorporea viene dal latino incorporius e sta a rappresentare un'entità trascendente, che significa che non ha corpo ed è puro spirito. Lo spettro, come ho detto prima, è la stessa cosa. Però in termini tecnici, la parola spettro sta a rappresentare l'immagine di una persona morta che risale dall'oltretomba per comunicare con i vivi. Ma allora, se lo spettro e il fantasma sono la stessa identica cosa, che cos'è un demone? Ugualmente è uno spirito ed è incorporeo come un fantasma. Quindi il demone è un fantasma? Un demone è un essere soprannaturale, tipicamente associato al male. Un demone è un essere simile ad uno spettro o ad un fantasma. Ma voi vi chiederete, ma la differenza a questo punto qual è? Stiamo parlando della stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Il fantasma diventa tale con la morte dell'individuo. Il suo spirito si stacca dal corpo. Su questo tipo di argomento avevo già fatto un video precedente che parla dell'NDE e delle esperienze extracorporee. Se non li avete visti ancora, ti consiglio di andare a vedere il video precedente. Una volta che l'anima della persona si separa dal proprio corpo, può oltrepassare il varco o rimanere lì dov'è. In alcuni casi può anche dar fastidio ai vivi. Ci sono molti casi di spiriti che hanno o una morte violenta o quando erano vivi erano molto attaccati a dei loro oggetti personali. Molte volte non si rendono conto di essere morti. Oppure, anche se ne rendono conto, sono talmente attaccati ai loro averi che decidono di non oltrepassare il varco. Come conseguenza, lo spirito di questa persona, non oltrepassando il varco, rimane bloccata in questa materia che ormai non gli appartiene più. Molte volte, per poter cacciare quello spirito dalla propria casa, ci si rivolge a un prete esorcista. Lo spirito può influenzare le persone, può mettere veramente paura, ma può anche farsi vedere fisicamente se lui vuole. Magari a questo punto potreste dire, va bene, ok, il demone cosa fa allora? O cosa può fare? Prima di tutto c'è da dire che il demone nasce già come uno spirito, non è limitato come l'anima di una persona. Un demone può prendere le sembianze di chiunque, un gatto, un cane, anche una persona. Potrebbe presentarsi davanti a voi come una vostra persona cara che magari adesso non c'è più. Può tranquillamente chiamarvi con la stessa voce di vostra madre, vostro nonno o qualsiasi altra persona. Riescono tranquillamente a camuffare la voce. Sanno riprodurre facilmente la stessa identica voce di chiunque. Oltre a questo, possono tranquillamente vedere cosa pensate, cosa farete, dove volete andare. Possono tranquillamente materializzarsi, e quando vi dico che possono materializzarsi, intendo non solo possono farsi vedere con qualsiasi sembianza, uomo o animale, ma possono tranquillamente diventare materia solida, cioè
Vi spiego meglio. Possono toccarvi, spostare gli oggetti, volendo possono anche farsi toccare, se loro vogliono. Forse avrete già sentito alcuni Ghostbuster che sono stati proprio letteralmente picchiati da queste entità. Il demone, inoltre, riesce a passare da energia a materia solida e viceversa, in frazioni di secondi. Dimenticavo di dirvi che le ventate che di solito si sentono quando un'entità si manifesta non è altro che l'entità che in quel preciso momento si è materializzata, cioè è diventato materia solida. Ed è una materia che noi non vediamo, perché ai nostri occhi è invisibile, però possiamo percepirla. Infatti, quando l'entità si sposta, quella sua materia interagisce con la nostra, creando quello spostamento d'aria, come se qualcuno vi sventolasse un ventaglio in faccia. I demoni sanno cosa pensate, non hanno nessun problema a parlarvi. Non c'è bisogno di apparecchiature costose per poter parlare con loro. Se loro vogliono, vi parlano e voi state sicuri che li sentite come. Il demone riesce a essere in più posti allo stesso tempo. Quindi, se avete commesso qualche reato, loro già lo sanno, vi hanno visti. Magari è proprio uno di loro che vi ha spinto a compiere quel folle gesto. Tutto questo ve lo dico non perché l'ho sentito su internet o da qualcuno. Ve lo dico per esperienza personale. A questo proposito, voglio raccontarti due storie realmente accadute di incontri con dei demoni. Nel 2005, una coppia sposata da poco era alla ricerca di una casa abbastanza grande da poter ospitare la coppia e i due bambini che sarebbero nati. I due riescono a trovare un'abitazione a Enfield, negli Stati Uniti. La coppia aveva due Rockshine. Appena entrati nella nuova casa, la donna disse di non sentirsi a suo agio, ma il marito non era della stessa opinione. Così finì per convincere la moglie a prendere quella casa e a restare. Una volta entrati, i due cani incominciarono a comportarsi in un modo molto strano. Erano sempre nervosi. Poi si mettevano davanti alla porta e abbaiavano continuamente. Dopo qualche mese, la donna uscì fuori dalla veranda per fare un po' di giardinaggio. Da qui la donna racconta: mentre scendevo gli scalini, sentì qualcuno spingermi e a quel punto caddi dagli scalini, battendo la pancia a terra. Ero incinta del quinto mese. Chiamai immediatamente l'autoambulanza, preoccupata per i bambini che portavo in grembo. Fortunatamente, sia io che i bambini rimanemmo illesi dalla caduta. Raccontai l'accaduto a mio marito, ma lui non mi prese sul serio. Mi diceva che forse ero troppo stressata e che avevo solo bisogno di un po' di riposo. Un bel giorno ero solo in casa. Mentre mio marito era fuori per lavoro, decisi di farmi una doccia e mentre stavo per entrare nella doccia, sento una voce di un uomo che mi chiama. A quel punto pensai che fosse mio marito, ma poi, riflettendoci, pensai che era impossibile, visto che era uscito da poco. A quel punto sentii una voce che mi diceva: andate via, questa è la mia casa. Corsi giù con addosso solo l'accappatoio, chiamai terrorizzata mio marito, chiedendogli e scongiurandolo di tornare. Una volta tornato a casa, dissi cos'era successo, ma come al solito non mi prese sul serio. Mi diceva che stavo diventando paranoica. Quello fu il periodo più brutto. Purtroppo i fenomeni non finirono lì. Dopo un po' ebbi due bambine. Le bambine le mettevo sempre al piano superiore, nelle due culle,
Per tenerle sotto controllo usavo i baby monitor, in modo tale da poterli controllare se si svegliavano o piangevano. Una notte, mentre dormivo, sentii il baby monitor accendersi. E dal baby monitor sentii una voce inquietante che mi diceva: andate via o morirete tutti. Per fortuna anche mio marito sentì quella voce ed era più spaventato di me. Anche se spaventata, ero contenta che anche mio marito credeva a quello che gli dicevo. A quel punto decidemmo di chiamare un prete esorcista per benedire la casa. Arrivato il prete, sentimmo al piano di sopra una specie di scoppio, proprio nella stanza dove c'erano le due bambine. Corremmo subito a vedere cos'era successo. Una volta entrati nella stanza, vedemmo che c'era sangue dappertutto. Controllammo subito le due bambine. Per fortuna, quel sangue non era delle due bimbe. A quel punto decidemmo di lasciare la casa. Anche il prete ce lo consigliò. Ormai non c'era più niente da fare. Quello spirito maligno era troppo potente e sarebbe stato pericoloso rimanerci. A malincuore abbiamo dovuto lasciare la nostra casa. Ne abbiamo trovato un'altra, un po' più piccola. Non era proprio la casa dei nostri sogni, ma almeno eravamo al sicuro. In quella casa non tornammo più, nemmeno per raccogliere le nostre ultime cose. La seconda storia è un po' particolare. Vuoi sapere perché? Perché il protagonista sono proprio io. Tutto è iniziato quando ci siamo trasferiti in un'altra casa. Io ho sempre vissuto vicino a una piccola città nei pressi di Foggia. Avevo 14 anni e una volta trasferiti abbiamo deciso di prenderci un piccolo cagnolino, che poi tanto piccolo non era perché era un pastore tedesco di appena 4 anni. All'epoca avevo solo 14 anni. Di solito, quando tornavo a casa, il cane si avvicinava a me per farmi le feste. Un bel giorno però, tornato a casa, noto che il cane rimane impalato nel soggiorno a guardarmi e a fissarmi in un modo strano. Lì per lì ho provato a chiamarlo, però il cane continuava a fissarmi. Quando ho provato ad avvicinarmi, il cane si è girato di scatto ed è corso in camera a ficcarsi sotto una brandina. Ho provato a chiamarlo, ma niente, continuava a fissarmi. Ho cercato di avvicinarmi, ma come ci provavo, il cane si metteva a ringhiarmi contro, come se fossi un estraneo. A quel punto ho lasciato perdere, pensando che forse non era giornata. La notte, precisamente verso le 2, sento rumori di mobili proprio sopra di noi. Io all'epoca vivevo in un condominio, però non penso che i vicini alle 2 di notte si mettono a spostare i mobili. Voi mi direte: ma che problema c'è? Può capitare. Magari a spostare il mobile, non so, per una cosa sua. Ma tutte le notti alle 2. Tutte le notti alle 2. Precisamente alle 2. Ricordo che in quel periodo avevo difficoltà a dormire la notte. Un bel giorno ero in corridoio e mi stavo avviando in cucina. Lì tra il corridoio e la cucina c'è il salotto e la sala da pranzo. Mi sono soffermato in sala da pranzo e ho visto il cane fermo lì a guardare un punto fisso del soggiorno. La luce nel soggiorno era spenta, quindi là è una parte che anche di giorno non si vede niente, è buio. Ho provato a chiamarlo, ho provato a muoverlo, a scuoterlo, ma niente, rimaneva lì bloccato a guardare quel punto fisso e incominciato a ringhiare e ad alzare il pelo. Di solito succede così quando incontrano altri cani
e hanno questo atteggiamento aggressivo. Era come se vedesse qualcosa che io non vedevo e voleva avvisarmi: guarda che c'è qualcuno lì, c'è qualcuno, tu non lo vedi ma io sì. All'epoca, ignorante completamente della cosa, avevo pensato che fossero stati i vicini a fare rumore e il cane magari ha sentito i rumori e ha pensato che ci fosse qualcuno. Però non avevo capito che lì veramente c'era qualcuno e non era di certo il mio vicino. Solo col passare degli anni e vedendo altre esperienze paranormali di altre persone che anche loro come me avevano degli animali domestici e avevano le stesse reazioni che ha avuto il mio cane, a quel punto ho capito che c'era realmente qualcosa. Il mio cane aveva visto qualcosa, vedeva qualcosa che io non vedevo. In quei giorni ero tempestato di paralisi del sonno. Venivo sempre bloccato. Anche se ero sveglio, come mi sdraiavo sul letto, dopo qualche minuto sentivo questa energia che mi bloccava nel letto. Delle paralisi del sonno ve ne ho parlato già nel primo video che ho pubblicato. Per chi non l'avesse ancora guardato o visto, vi consiglio di andarlo a vedere. Oltre alle paralisi del sonno, una notte mi ero appena coricato nel letto e spento la luce. A un certo punto sento una voce demoniaca che non dimenticherò mai, ve lo posso assicurare, e mi chiama per nome. Yosef! Mi misi sotto le coperte terrorizzato e vi posso assicurare che non riuscii a prendere sonno subito. Quella voce demonica mi aveva paralizzato nel letto. Vi giuro che mai, mai le mie orecchie hanno sentito una voce così. Vi posso assicurare che una voce di un demone è la cosa più brutta e inumana che una persona possa sentire. Mi ero messo sotto le coperte per la paura. Però dopo un po' ho provato a muovermi e a togliermi le coperte. In quello stesso momento sento un ringhio di un animale e vi posso assicurare che non era il mio cane. Quella notte non dormii per niente. Il giorno dopo raccontai l'accaduto ai miei. Raccontai l'accaduto anche a dei miei amici, ma non mi presero sul serio. Dicevano che avevo qualche problema, che magari il mio cervello stava andando in tilt, però io vedevo e sentivo quello che mi succedeva. Non era una mia fantasia. A conferma di questo, un bel giorno ero solo in casa. Ero in camera mia e mi ero messo su una poltrona piccola che ho in camera. In camera avevo finestra e porta chiusa. Era una bella giornata soleggiata e la camera era ben illuminata. Di fronte a me avevo una tastiera elettrica. Sulla destra, invece, c'era una piccola scaletta vicino al muro. A un certo punto sento pigiare il tasto della tastiera. Cerco di capire prima il rumore da dove provenisse e guardando la tastiera vedo che uno dei suoi tasti viene pigiato. La tastiera non aveva alimentazione. Non c'era la spina inserita nella presa, quindi non suonava, però il tasto veniva pigiato da qualcuno o qualcosa che io non vedevo. A un certo punto mi alzo e mi avvicino alla tastiera e sento come se ci fosse qualcuno davanti a me. Era come se mi respirasse in faccia. Ed è proprio in quell'istante che sento questa ventata in faccia. Una ventata come se ci fosse qualcuno che mi sventola su un ventaglio proprio davanti alla faccia. Cosa succede? Che io continuo a guardare la tastiera, ma l'entità si era spostata a destra. Si era spostata a destra e da lì sento un altro rumore. Provo a girarmi e vedo la scaletta che era vicino al muro che viene presa, alzata e messa a terra per tre volte. In pieno giorno. Allora lì ho capito che tutto quello che succedeva
non era frutto della mia immaginazione. C'era realmente qualcuno o qualcosa dentro casa mia. E ce l'aveva con me. Ce l'aveva con me. Non so cosa volesse quell'essere da me. Vi posso assicurare che non fu l'ultimo episodio paranormale che successe in quella casa. Ce ne sono stati tanti altri. Posso dirvi che tutti quei fenomeni succedevano perché c'era un perché. C'era un motivo perché succedevano tutti quei fenomeni. Ci sono tante altre cose da dire, ragazzi, ma non voglio prolungarmi più di tanto, sennò il video durerebbe ore. Per questo preferisco fermarmi qui per ora. Se volete sapere come è andata a finire, fatemelo sapere nei commenti. E se arriviamo almeno a 1000 like, vi racconto tutto il resto. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo come al solito la prossima settimana.